Posso chiedere se è la prima volta in Italia, lei è un grande amante della cultura, dell'arte europea, quindi che rapporto ha con il nostro paese? Sensei, ragazzi, anche di Italia di tradizione. Ma印象に残ってることはあるかどうかっていうことをちょっと教えていただけますでしょうか。非常に魅力的な街があって、先ほど食事もしたんですけども、その割れたものも残しくて、交換しかないっていう感じなので、5日手軽にもっといて堪能したいぐらいな感じではありますね。なんかあんまりこう最近この時期の天気は良くないと聞いてたんですけど、こうしてなんか天気にも恵まれたんで、すごい青空とこの遺跡、街の遺跡がすごいコントラストとなって、すごい美しいなと感じました。Dice che il paese è bellissimo, mi piace molto, è la prima volta, e il cibo ti è piaciuto molto, è stato anche quello del ristorante. È rimasto anche molto colpito dal fatto che adesso è arrivato proprio ieri, però il tempo è bellissimo, il cielo molto azzurro, e c'è questo contrasto fra i palazzi e il cielo, e insomma crea tutta un'atmosfera molto bella e veramente sono colpito, mi piace veramente. Il sensei parlava che hanno appena stato a pranzo, cioè, qual è il cibo che ancora non ha provato, qualcosa che vorrebbe provare, assaggiare Ah, assolutamente penso qui in tutto, Italia? che ancora non ho trovato, penso tutto però. Allora, i pellegrini mi caste, va, ma avete mai uno? Avete mai descritto una carta? Ah, no, dice va, avete mai pellegrino? Io vorrei arrivare日本で何度か噂を聞いたんで、ボルチリタクシポルー。チリあ、ボルチリタクシが、本場でないとなかなか味わえないと聞いたんで、ちょっと食べてみたいなと。いポルチリ、フグポルチリ。sentito che in Giappone, sentito che appunto i porcini se non li mangi veramente sul posto, se non sono porcini freschi non sono veri porcini. Quindi vorrebbe provare a mangiare. Ecco, partiamo con le domande. Ah, proprio Sì. le domande ufficiali. Sì. Come Come vuoi? Non so, devo cominciare io. Ah, sì. Come, ok, grazie. Io volevo sapere com'è nata la fascinazione per il Medioevo, visto che poi è un immaginario che rientra appunto nelle sue opere. Come mai è stato affascinato da questo periodo storico? E quando è nata questa fascinazione? すごい好きになるし、あと、絵画も好きなので、それをモチーフにした、こういった、それを回って、前にフランスに行って、いろいろ、女性の街並みというか、フランスの街並みを見たりとか、そういうのがあって、そこを起点に、多分そこからストレッチプレイマーとか作られたんで、女性の街並みというか、フランスの街並みを見たりとか、そういうのが。で、そこを起点に多分そこから数年してプレイマーとか作られたんで、その影響も多分受けてるんじゃないかと僕は自分で思ってます。Allora, già da quando ero bambino avevo molto interesse nella cultura europea, nel fantasy, perché comunque giocava ai giochi, videogiochi, quindi avevano tutti, alcuni avevano un'ambientazione più fantasy, più europea, insomma. È sempre piaciuto comunque l'estero in generale, quindi ha sempre avuto un interesse per l'ambientazione estere, e è stato anche in Francia diverse volte, è stato più che altro in diversi posti in Francia, quindi anche da quello probabilmente ha cominciato ad avere un interesse particolare per queste ambientazioni più medievali e più, che poi, più fantasy, poi, insomma. Quindi probabilmente deriva anche da quello. Grazie.
Ciao, grazie. Sono Livia Surega di Cultura Pop. Io volevo chiedere qualcosa sul capolavoro che è Claymore. Che, diciamo, nel panorama del dark fantasy ci sono molte opere, basterebbe pensare insomma al maestro Miura per fare un esempio, però la sua opera si è sempre distinta per la particolarità di aver scelto dei personaggi femminili molto, molto forti, che ha, diciamo così, un po' anticipato i tempi, considerando che ora sarebbe molto più frequente, mentre magari all'epoca era più inusuale. Quindi volevo sapere cosa lo avesse spinto a fare quella precisa scelta tempo fa. クレイモンに関しては、女性キャラって結構強いんですよ。印象に残るキャラなんですけど。なんかその今のああいうキャラって今の漫画だと多分なんか普通なんですけど、そのクレイモンの時代には結構珍しいことだったんで、どうしてその時にこういうキャラのなんかそのキャラを作りましたけど、どう、そうですね、そんなに僕の中ではすごい発見をしたとかそういうか気持ちはあって、ただやっぱり強い かっこいい女性を描くのが僕の好きだったのがあって、それが戦って剣を持つ姿と戦う女性の姿が、まあ、こうマッチしたというか、この中ではすごいしっくりきて、それで、まあ、それこそ覚醒者みたいな、まあ、こう異形なクリーチャーみたいな存在だったんですけど、 それを対比させて戦って、で、ゆくゆくはその、かっこい女性もそこになってしまうかもしれないという危うさも含めて、そのギリギリの感じが、こう、書いてみたかったという。Allora, in realtà, lui ha sempre pensato che fosse una cosa molto, molto cool, molto figo. Aveva questa idea, gli piaceva l'idea di avere un personaggio femminile, nel senso una figura più aggraziata che combattesse, in particolare lui diceva questi combattimenti con spade, con spadoni, avere questa figura femminile, aggraziata, con la spada che combatte contro mostri, contro creature più selvagge, creava questo tipo di contrasto, questa cosa molto borderline, che gli piaceva molto come idea, insomma. Lui in realtà gli piaceva molto il concetto del combattimento, però avere questo contrasto proprio al limite fra una figura più aggraziata, più bella, più dolce, un combattere contro mostri più selvaggi, creature, questa cosa l'ha sempre affascinato e gli è sempre piaciuta come idea. Grazie. Oui. Okay. Ariane était votre Claymore était votre premier manga. Peut-on dire que c'était un test pour faire Ariane? Non si può chiedere questo. Complètement jaloux. C'est pour la chronologie du chat. Ok, allora. Ok. Non, okay. Du coup, dire que l'un est un test de l'autre, c'est un peu bizarre, mais peut-être pour Mélissa, je ne sais pas si vous voulez souligner que. Est-ce qu'il avait déjà pensé à écrire un manga comme Aga Donné quand il a écrit Claymore? Peut-être que c'est un genre qui l'intéressait déjà? Si je le vois, ok, d'accord. Sinon, une autre question, n'hésitez pas. Hein. Possiamo dire, tipo, allora non so se vuole sapere, tipo. Cosa che ha imparato da Claymore e cosa ha fatto sviluppare di più in Italia. Ah, esatto, perché si chiede a Michelin.
あのですね、あの先生がクレイマーで、クレイマーで連載されて、学ばれたというか、クレイマーから得たことで、それがさらにアリアドネで発展しているということありますか？クレイマーはクレイマーでもう書き切ったという自分の中でこうやり尽くした感があったので、ですのでどちらかというと全く違うジャンルに、そう大きくは関わってないかもしれないですけど、自分の中ではその前の作品がエンジェルフェンズっていう役割だったんですけど、その後にドーダーファンタジーのクレイマーを作って、でその段階でもある程度やり残したことも僕の中でなくなってきたんですよ。その中でそれを次に何を書こうかと考えた時に、週刊少年誌で少年漫画を描きたいっていうのがあって、でそこからのアプローチで始めたのがアリアル。だからどちらかというとその全然ルールでもないし、フレームまでもない世界観でこの何かを作りたかったっていうのが一番目にあるかもしれません。フレームから何かを得たというよりは、新たな挑戦として一から取り組んでみたいっていうのがあったという感じです。In italiano? Ti posso dire in italiano? Ah, sì, sì. Allora, in realtà non so, cioè lui non pensava. Forse lei ho capito, forse. Sì, ok, sì. Allora, lui quando ha finito Claymore non pensava poi di creare un collegamento con Ariadne. Dentro di lui le cose sono separate, sono diverse. Aveva con Claymore aveva creato quel tipo di mondo fantasy che però era finito con il manga, e dopo stavo pensando a cosa fare, e voleva fare uno shonen manga. Quindi l'approccio che ha avuto nella creazione di Ariadne è quello di creare uno shonen manga, e quindi anche la visione del mondo proprio fra Claymore e Ariadne, l'approccio è totalmente diverso. Probabilmente per il lettore è simile, perché entrambi sono fantasy, ma non ha un collegamento nella sua testa, per lui non era, insomma, storico. Grazie mille. En fait, Claymore et Ariadne, c'est vraiment deux séries très différentes. Quand il a fait Claymore, c'était un genre de dark fantasy et il avait en tête ce genre-là. Et quand il a pensé Ariadne, c'est vraiment pour un shonen. Donc c'est vraiment les codes du shonen. Donc c'est vrai que pour les lecteurs, des fois, il peut y avoir des similitudes entre les univers, mais pour lui, c'était deux choses séparées. Il a répondu à deux genres différents. Okay. Et juste pour compléter, voilà, avant Clémoire, il y avait son premier Angel Dance, le deuxième, un autre, complètement notre thème, notre série, et tout. Donc, avec Angel Dance et Clémoire, donc il avait l'impression que voilà, j'ai tout ce que je voulais faire. Après, voilà, c'est un nouveau challenge, et c'est vraiment, Ariadne, c'est son nouveau challenge. Regardez, vous avez passé ça. Parlando di questa cosa, di questa parte del fantasy, mi chiedevo com'è cambiato il suo modo di vedere proprio il mondo fantasy, parlare del mondo fantasy, da quando è iniziato questo viaggio di Ariadne. Fantasy の世界に関しては先生のアプローチって昔からちょっと変えましたが、Ariadne を連載開始される前と、その実際に Ariadne を書き始めてから、そのファンタジーに対する何ていうか見方とか変わりましたか？大きく変わってないとは思いますけど、どちらかというと始めた時はもっとメカだったり、要は SF 要素を強めに作ろうとしてた中で、休んでいくうちに書き慣れたちょっとファンタジー寄りになっていったかなとは自分の中では思いますね。Allora, non è cambiato, come tipo di approccio non è cambiato molto. Probabilmente, dice, quando è iniziato era più un tipo di fantasy impostato sui mecha,
SF, cioè una cosa più sci-fi, però appunto non, come tipo di approccio non c'è stato un grande cambiamento, insomma, fra... Bisognerebbe continuare a scrivere, forse è diventato un pochino più trascinata fantasy, forse. Inizialmente voleva fare un po' più sci-fi. Grazie. Questa logica? No. Sì. C'era una domanda, scusa. Sì. In Ariadne abbiamo il Dios Ariana e il suo rapporto con Rachel. In Claymore abbiamo ovviamente Claire e Rachel. Lei è stato uno dei primi autori artisti moderni degli ultimi 20 anni ad aver sottolineato così forte l'importanza di personaggi femminili. Lei pensa di aver anche in qualche modo influenzato chi è venuto dopo di lei, perché adesso sappiamo che è uno dei temi principali dell'arte, quindi lì. Allora, probabilmente come diceva prima non aveva tutti questi pensieri, cioè non aveva tutti i pensieri della creazione dell'album. Quando cioè lui voleva creare, non è che non, cioè voleva creare un personaggio forte femminile, questi pensieri, questa cosa ce l'aveva, insomma, voleva anche, però oltre a quello non aveva molti altri richiami ideologici o comunque non aveva grandi motivazioni se non quello di creare la storia con il personaggio. Però non sente che è stato influenzato? Sì, non pensa che lui sia l'unico a fare queste cose, che in realtà forse c'erano già, quindi non se ne vanta. Ok. Cioè cosa c'erano, quindi lui voleva fare la sua storia. Sì, per quello non pensa che lui ha influenzato anche altri, secondo lui. Sì, ecco, vado con la seconda. Sì. A me invece interessava sapere quali sono gli aspetti a cui bisogna pensare per creare una scena d'azione che sia efficace, cioè che sia anche sempre variegata, perché il problema delle scene d'azione è magari quello. Film, gli anime, quelli sono tipi, quel tipo di scenerazione, ma
potrebbero anche essere stati di ispirazione, però quando si realizza una scena d'azione in un manga, l'impostazione proprio del manga è una cosa diversa rispetto a un anime o un film. Quindi probabilmente potrebbe essere cosa ci vuole per realizzare una bella scena in un manga, probabilmente qualcosa che non sia già nei film o negli anime, qualcosa che sia totalmente originale e che si possa applicare alla forma di scrittura del manga. Dal topo, che è il primo animale del pianeta di Cinese. Anche da razza, che è passato in base anche al numero di apparizioni. Esatto. E in base a tipo, prima era un topo, poi dopo era... Poi bue, sì, esatto. Sì. Poi dopo, un cane, un drago, non lo so. Insomma, comunque si parte dal topo e poi ci sono 12 animali, quindi le razze. Non è una cosa assolutamente definita, nel senso è una cosa a cui ha tanta ispirazione, quindi non è che per forza devi pensare agli animali e quelle sono le razze, certo. Però questo è il punto di partenza da cui puoi sviluppare. それぞれの人は必ず何年っていうのがあると思います。生活も違う。いや、生活っていうか必ず何年っていうのがあると思います。 Quindi il discorso è che anche ad ogni anno, ad ogni animale corrisponde un tipo di persona, insomma. Quindi per lui era anche una cosa divertente, affascinante allo stesso tempo avere delle, oltre all'animale diverso, ma avere anche un tipo di
come posso dire, di atteggiamento, di non proprio personalità, ma insomma proprio di definizione del personaggio in base alla descrizione del... Sei nato tipo nel 2000, poi dico, ah, allora tu sei nata l'anno di... non so dire, quindi allora questo del lettore può associare, ah, io sono nata in Buca, allora io sono questa razza, questa cosa magari trovo divertente. Sensei wa unmei wa nan desu ka? Ima. Unmei wa?目標、仕事は夢とか、これから特にお仕事に関してという限定ではないので、本当に、もっとだろうみたいな夢欲しいですし、やっぱり漫画を連載してるときはどうしても漫画を楽しい漫画を描いて伝えたいというのが一番の目標なので。 Allora, riguardo non il sogno, le pubblicazioni future, quello che vorrebbe scrivere, in realtà a lui piace molto, la sua idea è quella di scrivere e trasmettere idee divertenti attraverso il manga, la pubblicazione del suo manga. Quindi adesso magari prendendo spunto dal fatto che sta facendo un viaggio in Italia, sta vedendo cose nuove, magari anche semplicemente il concetto del viaggio, trasmettere anche una cosa del genere potrebbe essere interessante. Donc maintenant, ce qui est important pour lui et son rêve, c'est de continuer à écrire des mangas qui plaisent aux lecteurs. Et justement, maintenant, il est aussi en voyage. Et du coup, ça lui donne de nouvelles idées. Et peut-être qu'il voudra par la suite transmettre ses idées aussi. Enfin, ses idées de voyage, tout ce qu'il peut apprendre pendant son séjour à l'étranger dans ses mangas. Io mi voglio collegare alla questione di prima che parlavamo sulle razze e volevo chiedere, le è mai capitato di incontrare nella vita reale persone che avevano delle caratteristiche come i suoi personaggi e cioè cose o fatti che c'erano nei suoi fumetti di ritrovarla poi nella vita reale di tutti i giorni? リモートの話で、日本人は何の仕方が自分が、この中だっていうのをちょっと環境さんに聞いてみたいな話があったと思うんですけど、先生が実際に生活されている中で出会った人で、この人自分の誰々のキャラクターに似てるとか、そう思われたことあります。 人から影響を受けてっていうのはあまりないです。それを受けたうちの中で見出して、ネームというキャラクターを漫画描く前にまず作る設計みたいなのがあるんですけど、それを描いてるときに、うまく動く、それこそ自分の意図しないところで勝手に動いたりするのがいいキャラクターだったりするので、 Allora, in realtà non è che ha preso molta ispirazione da persone reali. Il suo processo creativo, più che persone reali, in realtà quando crea il name, la bozza del manga, comincia a disegnare anche i primi personaggi, come si muovono, come agiscono all'interno della storia. Se questo personaggio viene creato in una maniera che gli piace, cioè sembra divertente, quello è il personaggio che poi diventa
la creazione del personaggio passa da quello in realtà, più che un'ispirazione da persone reali, come viene realizzato quando lo metti su carta. Se è un personaggio che funziona mentre lo disegna, che ti piace, quello è poi il personaggio che diventa. Quindi tutto parte dalla creazione della bozza del manga. Senza? Lei ha fatto prima un gag manga, poi ha fatto un manga dark fantasy che è entrato nella storia e adesso sta facendo un'opera di avventura nella quale ci sta guidando in tantissimi mondi differenti. Quindi lei ha sempre perciò cambiato il stile. Quindi mi chiederei se lei ha qualcosa che vorrebbe ancora approfondire in futuro, altri temi, altri generi. まあやはり一つ一つ描いてる時はあまり次のことを考えないように、まあ一番最初に人中建設っていうのをギャグ漫画として描いた時にはまた違う、それが終わった時に全くギャグのものを違うものを描きたいなと思ってプレイモンが始まったんですけど、まあ、さっきも言ったように、まあ、それが終わって今度はまた違うものを描きたいという感じなので、今現在進行形だとあまりそれが、考えてられないというか考えてる時間がないというか今はもう精一杯アリアドネの最後まで書き切ることが一番の目標であるので、まあ、もし次があるとしたら終わってからなんかまた出てきた時に考えるっていう感じですかね。ゲームの時もそうだったので。 OK、 allora in realtà lui non adesso dice non ci sto molto pensando, non ci vuole pensare, perché è vero, probabilmente guardando alla storia delle sue pubblicazioni è partito da un gag manga e quello che voleva fare lui è fare sempre cose diverse. Quindi partendo da quello volevo fare una cosa completamente diversa ed è arrivato a Claymore. E poi volevo comunque fare una cosa diversa, un po' diversa da Claymore, e quindi con questo processo creativo lui è andato avanti alla pubblicazione del suo manga. Francamente adesso non posso pensarci, ma dicevo non ho neanche il tempo di pensarci. Quindi probabilmente quando poi finirà, sì. Ah, ci penserò, probabilmente. Ma per come ho lavorato fino adesso, cercando sempre di fare qualcosa di diverso, probabilmente sarà qualcosa di diverso, ma non ho ancora pensato a niente. Dunque, la mia terza domanda in parte Sensei ha già risposto, comunque la pongo per nel caso in cui voglia aggiungere altri dettagli. Nella creazione degli immaginari fantasy, c'è qualche opera o qualche luogo europeo che l'ha ispirato, oppure a questo punto aggiungerei anche qualche luogo in Giappone o opera in Giappone che l'ha ispirato? Io per me arriva su perché ho la cura quando mi muovo arriva su cara che io che ho che ho la cura さっきも同じなんですけど、やっぱり20年前にフランスに行っていろいろ、まあ、絵画だったり、まあ、ルーブルに行ったり、オーストラリアに行ったりして絵画を見たんですけど、その時にもう街並みだとか、そう大聖堂に行っていろんなものを見たりとか、そういうのが多分かなり影響を受けて、それこそこのそれを見た数年後にクレモを思いついて、それをプロとして作り始めたので、そうですね、その誰があったのではないかとは思いますよね。まあ、そうですね、そうです。具体的に言えばそっちかもしれないです。OK、quindi se dobbiamo andare più sul concreto, probabilmente una ventina di anni fa lui era andato in Francia e quindi ha visitato luoghi. Ha visitato anche città, diverse città, quindi
luoghi in Francia, luoghi in città in Francia, e pensandoci potrebbe essere stata l'ispirazione, perché anni dopo lui ha fatto Claymore e magari ha ripensato effettivamente a quei luoghi, potrebbero essere stati una parte dell'ispirazione per le cose, quindi per la creazione del manga. Quindi forse è quello, dice, in realtà non ha, non, se deve pensare a qualcosa di più concreto di viene visto. Una cosa non ho capito, quindi in Francia ha visto anche i castelli sulla Loire oppure Louvre e si è fermato su Parigi? Ah, どちらで行きましたか？パリだけでした。なんかお城とかも。お城とかって。いや、ほぼパリだけでした。その時はもうどちらかというと、最初にエンケテンスが終わった後に、まあ、ご褒美じゃないですけど、それで、海外旅行に行くっていうのがちょっと習慣的にありますよね。うん、あの、それで僕は旅行行きたいと言われた時に、あまり場所はこだわらないというか、あまり興味はその時はなくて、やっぱり映画好きだったので、ルーブルに行って、ルーブルトルセに行っても好きな絵を見るっていうのが第一目標としてあって、だから海外に行くというよりは大きな美術館に行きたいっていうのがそもそもの、目的だったんですけど、実際に言うとやっぱりその大聖堂だったり、礼拝堂だったりの、ステンドグラス堂だったりとか、街並みが綺麗だったりとか、やっぱり古いものの良さというか、そこに住んでいる人たちの息遣いだったり、そういうのがすごいあって、そこにすごい影響を受けたっていう感じですから、僕もここまでこう、絵画以外にも、まあ、あれなんですか、多くのものを、見てみればよかったなと今でも思います。Se si fa più sul concreto, dice lui, non è che è andato a giro per la Francia, è stato però principalmente a Parigi, però quello che si ricorda lui è che quando è andato in viaggio è andato, non si ricorda bene i nomi dei posti, a parte il Louvre, ma non è tanto il nome dei posti. Quando ha visitato Parigi è andato a visitare i luoghi più turistici, perché chiaramente lui è un grande appassionato di film. Quindi anche i luoghi che vedeva nei film e che ha ritrovato poi a Parigi è andato a visitare più che altro quelli. Non solo i luoghi, tipo anche vedere cose tipo stand, il vetro colorato, sono tutte cose che hanno contribuito, sono cose che conosceva attraverso i film o attraverso le guide turistiche, tutte sono le cose che si fanno, i turisti vanno a fare principalmente all'estero, però vederli in prima persona potrebbe essere anche stato di ispirazione per la creazione di queste cose. Non è una, come posso dire, non ha una, dei punti di riferimento molto precisi, anche perché non si ricorda bene i nomi, però si ricorda che è stato proprio, l'obiettivo era vedere le cose che aveva visto attraverso film o libri in Giappone e li voleva vedere dal vivo, quindi luoghi e cose proprio dell'Occidente europeo. Grazie. Io ho un'ultima domanda proprio perché era una maestra di film che è un'azione per poter aggiungere anche la cosa della terza domanda, volevo chiedere se avessi apprezzato l'adattamento animato di Nemo e quanto sia stato coinvolto in questo progetto, se mi piacerebbe vedere l'adattamento animato che anche gli altri一緒になってどうだろうみたいなことをちゃんと、今
大丈夫そうだなということが分かったので、もうお任せして、一度お任せしたらもう僕はそこからはあなただけもう信用して、まあ、要は言い始めると多分いろんなところが気になってしまうだろうというのがあったし、連載中だったのでそんな時間もなかったので内容も分かってたので、もう一度お任せしたらもう、脚本家も有名な方だと思って一番目の脚本だけ読ませてもらって、まあ、これから多分恋愛だろうと思って、まあ、それからもういろんな形で好きな意味やってもらったっていう感じで、ありがとうっていうことを、まあ、もちろん、まあ、空を縦横無尽に駆け巡るっていう主人公なので、見てたら、それはそれでアニメとしての、この、がまた別に出せるのであれば見ていきたい、まあ、そうでなかったら別になくてもいいかなと思います、ね。Ok, allora, su Claymore, quello che ti può raccontare è che fu una decisione, inizialmente ci furono anche diversi meeting con lui, l'editor, con lo staff, per capire un po' come possiamo fare, procediamo così, cosa, anche perché lo staff dell'anime voleva consultarsi con lui, perché in quel momento lui stava ancora pubblicando il manga. Quindi probabilmente all'inizio lo staff degli anni si preoccupava del fatto di realizzare qualcosa che al maestro non sarebbe piaciuto. In realtà ha avuto dei meeting, si è detto che procediamo, ma ci siamo stati sotto queste idee e lui ha detto sì, ok, possiamo andare avanti con questo. Lui ha visto, ha fatto sì, ok, non c'è problema, ha dato il suo ok, a quel punto poi ha fatto tutto, cioè si è fidato. Lui si rende conto che il fascino, espressione di manga e anime complesso. Sono completamente diversi. Affidato di... Esatto. Quindi praticamente, sapendo questa cosa, una volta confrontatosi all'inizio, loro hanno avuto l'ok, lui ha detto ok, continuate voi. Su Ariadne il discorso è diverso. Dice, probabilmente sì, piacerebbe vedere la realizzazione di un anime, però vorrebbe anche capire in che modo verrà realizzato, perché probabilmente anche riallacciandosi al discorso di prima, il discorso anime e manga sono mondi completamente diversi. Sì, magari ci potrebbe essere anche un po' la curiosità di vederlo. Quello... E magari tu dicevo che magari vedere il protagonista volare nel cielo sarebbe bello, però sì, se ci fosse un'espressione che supera per il manga, certo piacerebbe vedere, chiaramente. È tutto legato anche al discorso della diversità fra manga e anime, insomma, come viene rapportato il suo pubblico. Allora, io volevo chiedere, il protagonista di Ariadne, pure vivendo in una zona rurale, si ritrova a essere un eroe. E io mi chiedevo come per il sensei vivere il percorso di un eroe e parlare, cioè, attraverso un personaggio del genere. Scusa, non ho capito bene, scusa. Allora, dicevo, com'è per il sensei raccontare una storia in cui il protagonista è un eroe e quindi per lui ritrovarsi in quei panni per il sensei? Dice lo sviluppo del personaggio, partendo da un personaggio semplice diventare eroe? Sì, sì, per lui, oppure il rapporto proprio con questa figura dell'eroe? Shijin Kyo Kanchitawa Eto Teteva Ariadneo Rashi Dute Ichiman Saisha Te Inaka ni sunderu hito tada no tada田舎に住んでる人の人なんですけど、あとはなんかヒーローとして成長するっていうことですね。で、こういうプロセスって先生に関してはなんかどういうふうになんかその感じられるんですか。なんかその先生も主人公って成長しながら先生もなんかこのヒーローを目指してそういうこと同じような成長するっていうことですね。自身がこの主人公と、なんていうか、対話するみたいなイメージはあまりないんですけども、この映画では少年漫画を描きたいというのがやっぱり手としてあるので、少年漫画、バトル漫画というのは、
Allora, è uno sviluppo naturale quello del protagonista, del teatro dell'eroe. Non c'è molto l'immagine, cioè lui la vive in una maniera molto più impostata sull'idea del mangaka, nel senso che lui voleva scrivere uno shonen manga. All'interno dello shonen manga come genere è abbastanza chiaro che il protagonista con il combattimento cresce, la sua figura, il personaggio cresce e diventa piano piano un eroe attraverso le scene di battaglia, attraverso il combattimento. Quindi per lui questa crescita e questo sviluppo dell'eroe all'interno della storia è una cosa naturale perché fa parte proprio del shonen manga come genere. Non aveva lui non l'ha vissuto in maniera molto diversa, ecco, non ha avuto punti di vista particolari anche lui come persona. Grazie. Io avrei utilizzato una domanda per oggi, però se posso, non so se è possibile, magari si può trovare. Non so se c'è sempre. No, assolutamente no. Sì, se no lascio. No, io ho finito, però magari se c'è tempo io mi invento una cosa in più, quindi dire. Io avrei altre due domande, però quella sui mostri mi sembra che meno male abbia già risposto. Volevo invece chiedere le città volanti in Ariadne, come è nata l'idea, come sono sicuramente super suggestive, ma appunto come mai è nata questa idea di costruire intorno alla storia. Come ho fatto questa? もちろんこの後の展開で多分明かされていく秘密があるので。最初のイメージとしてはやっぱりこう世界の上に、少年たちが憧れ行きたいという憧れる、この大都市島みたいな形ですね。それがあるビジュアルからやっぱり思いついたので、謎の空に浮かぶ謎の都市大陸がこの世界にとってどう、 こう役割を持って進行していくのかっていうのを見せたかったというのがありますね。説明が聞いたというのはよく考えますけど、その作り上げたものが実は、時間軸の違う、その同じ、世界であったというところが、まあ、最初言ったように SF っぽい SF の要素も入れたかったので、そういった、大世界にあるこの現在と10年後の世界っていうのが、まあ、魅力になる。あとそこで行ったり来たりするっていうのも独特の話になればいいかなと思ったという感じです。Allora intanto ti rispondo alla prima parte, la seconda parte potrebbe essere un po' spogliosa, quindi un po'. Allora, non aveva bene, all'inizio lui ci ha pensato molto perché non riusciva bene a ricordarsi, a capire bene se c'era un motivo particolare. Quello che sicuramente pensava al momento era realizzare un qualcosa che è una città che stesse sopra il mondo dove noi viviamo e pensare al protagonista come la vedeva, quindi dei ragazzi che aspiravano ad andare in quel posto
che si trattava di una città segreta sopra il mondo, che ruolo potrebbe avere una città se ci fosse una città segreta? E questo è quello che ha cercato di visualizzare all'interno del manga, realizzare questa idea di avere una città sopra il cielo, segreta e che quello potrebbe avere. Sulla seconda parte sviluppato abbiamo avuto prima questa immaginario visuale di città volante e poi voleva sviluppare storia inserendo molti elementi di sci-fi, quindi come si svelano tanti segreti dopo. Esatto, lei l'ha visto. Ecco, mi ha fatto rispondere perché si svelano tanti segreti dopo. Non è vero, ce l'ho così visto. Volevo capire fin dove poteva essere. Benissimo così. Però sì, è stato comunque, ha risposto alla domanda anche senza spoiler. Ok. Ok. Già, sono un po' in giornata, però, voglio fare la foto, forse? Vuoi fare la foto? Se sentiamo, però la mani va finita da qui, in sazio di carità.